Buongiorno a tutti, grazie di essere qui e di avere accolto l'invito dell'amministrazione comunale. Ringrazio i colleghi in rappresentanza degli organi di stampa, è un periodo un po' particolare anche per altri impegni istituzionali e quindi ci sono anche colleghi attraverso i quali ci sarà anche un'eco mediatica rispetto a questo incontro. Sarà un incontro breve ma molto molto significativo. L'amministrazione comunale di Mazara del Vallo, nella persona del sindaco il dottor Salvatore Quinci, ha deciso di conferire un riconoscimento alla scrittrice Rosanna Catalano, che salutiamo e alla quale tributiamo subito un bel applauso. Ci sono momenti nella vita amministrativa che ovviamente sono dedicati alla risoluzione di problematiche, ci sono invece altri momenti come questo nei quali la valorizzazione della cultura attraverso anche il riconoscimento delle azioni, il riconoscimento di un'azione che non è soltanto quella di Rosanna Catalano, ne parlerà meglio il sindaco, mirata alla diffusione della cultura attraverso la scrittura, ma Rosanna Catalano è anche una rappresentante di quel mondo, il mondo della docenza, il mondo dell'insegnamento, che ha avuto, continua ad avere, speriamo che abbia anche nel futuro, in una società che corre davvero molto e che semplifica troppo e approfondisce poco, anche un valore educativo oltre che culturale. La motivazione del conferimento di questo riconoscimento a Rosanna Catalano è sia per l'insegnamento che per tanti anni l'ha vista protagonista in questa città, ma anche e soprattutto per il successo di vendite, ma anche e soprattutto di critica del romanzo Cuori di Sicilia, la saga dei Catalano, attraverso la cui opera Rosanna ha messo in evidenza una storia familiare, quella del nonno emigrato negli Stati Uniti, una storia quindi anche di emigrazione, di sofferenza, di speranza, di sogno, di successo e poi anche di ritorno nella nostra città. E quindi ci sono tante emozioni che si combinano in questo bellissimo romanzo che ho letto e che davvero mi è piaciuto molto, e faccio i complimenti a Rosanna per questo. E soprattutto mette in evidenza il forte valore e il ruolo della donna in una settimana particolare nella quale si celebrano le donne, che dovrebbero essere celebrate ogni giorno, ma questa è davvero una settimana particolare. Quindi c'è un intreccio di emozioni, di motivazioni in questa scelta che il sindaco ha voluto fare quest'oggi, ed è proprio al sindaco, il dottor Salvatore Quinci, che lasciamo il microfono per meglio spiegare questa giornata e questo momento. Prego, sindaco. Buongiorno a tutti, grazie Ettore. Oggi è davvero un bel momento per me. Sono felice di accogliere Rosanna Catalano qui nel Palazzo di Città. E io immagino che sia una bella giornata anche per Rosanna, perché non tanto per il riconoscimento dell'amministrazione comunale, che per carità abbiamo, quando abbiamo immaginato di chiamarla per questo momento, io vi dico che si è emozionata in qualche modo, no? Ma perché sei circondata da persone che ti vogliono bene oggi. Noi ci diamo del tu, io voglio mantenere questa affettuosa abitudine, proprio perché oggi è un piacere per me essere qui a raccontare alla mia città e riconoscere quella che io affettuosamente chiamo un personaggio a Mazara, un'istituzione, perché Rosanna è davvero un'istituzione, no? La festa annuale di fine anno con i ragazzi e con la scuola, con il liceo scientifico, con questi ragazzi con i quali è riuscita a mantenere un legame inscindibile
Perché in genere chi termina l'attività lavorativa, professionale, qualunque essa sia, poi va in pensione e si proietta per una nuova fase della propria vita, che magari è diversa, che è piena di altre soddisfazioni. Invece questo legame è rimasto unito per sempre ed è diventato istituzionale, davvero. Ogni anno attendiamo il concerto di fine anno, al quale io ho partecipato quasi sempre, devo dire, con molto piacere. E poi si è inventata e si è reinventata ancora una volta in queste sue molteplici declinazioni di questa vita così interessante, che ha affrontato tante gioie e anche qualche momento davvero di dolore in questi ultimi anni, si è reinventata scrittrice. E ovviamente che fa Rosanna quando scrive un libro? Ha successo e ne pubblica tante, tante copie, più di quelle che noi vogliamo immaginare. Poi ci dirà lei quante sono state queste. E una comunità vive non solo delle istituzioni e dei fatti e degli avvenimenti e delle cose istituzionali, pubbliche, importanti. Una comunità vive della vita dei propri cittadini. Ci sarà qualcuno che emerge un po' di più, qualcuno che invece fa una vita che magari non è pubblica, che vive sottovoce, che però porta avanti famiglie, porta avanti attività professionali. Ecco, e quando questo succede, ecco che la comunità cittadina che vive di queste persone, di queste storie, si alimenta di questo, che ne costituiscono la identità della nostra comunità, trova gli spazi e momenti come questo per fare festa e per riconoscersi nelle storie come quella di Rosanna. Quindi per me oggi è davvero un gran piacere essere qui, darti un tributo, perché di questo si tratta, ma soprattutto raccoglierci attorno a te e dire: guarda che la nostra città si riconosce anche in te, va bene? Questo è davvero un bel momento, complimenti davvero. E allora, prima di cedere e ascoltare anche il saluto di Rosanna Catalano, pregherei il sindaco di conferire la pergamena con la lettura anche della motivazione. Sì, città di Mazara del Vallo, alla scrittrice Rosanna Catalano per il successo di vendite e di critica del romanzo Cuori di Sicilia, edizioni Pieno Giorno, per avere valorizzato attraverso la scrittura e l'insegnamento la cultura siciliana nel mondo e l'immagine della città di Mazara del Vallo. Il sindaco Salvatore Quinci. Ora devi parlare. Che ne bada la mozione. È bellissimo, lo stringa ancora. Però lo so. Mi sono emozionato. Sediamoci, dai. È veramente un onore, sono molto commossa, un onore ricevere questo riconoscimento dal sindaco della mia città. E solo il solo pensiero di affiancare tutti coloro che si sono distinti nella nostra città, nei vari ambiti. Solo pensiero di affiancare quei cittadini mazzaresi che si sono distinti nei vari ambiti per le loro opere è motivo per me di grande orgoglio, di una gioia immensa. E questo libro è davvero speciale per me, perché narra la storia della mia famiglia, ma in particolare narro la storia e l'avventura discografica di mio nonno.
Mio nonno, un uomo straordinario, un uomo, un esempio di onestà, determinazione, coraggio, dotato di un profondo senso della famiglia, tutti i valori, rifacendomi a quello che avete detto voi, io sono stata docente e io questi valori di determinazione, di onestà, di determinazione e di profondo senso della famiglia li ho sempre tenuti presenti nel mio operato di docente. Ma ora questo mio libro è stata un'occasione e ha venduto 14.000 copie, più di 14.000 copie in tutta Italia. È stato veramente un successo inaspettato. E io non l'avrei mai immaginato. E penso che la vera forza di questo libro è che è arrivato al cuore di tante persone, non soltanto perché è una storia vera e sicuramente unica, ma è una storia di riscatto sociale. E in lui si sono immedesimati tutti quelli che l'hanno letto. In questa storia di un umile sarto marsalese che si lancia in questo sogno americano emigrando negli Stati Uniti e lì comincia la sua dedizione alla musica, una passione che lui coltivava da sempre. Questa sua passione per la musica lo aiuta nelle varie sfide che lui si trova nella strada durante questo nuovo capitolo della sua vita. E lì dove tutto era ignoto, dove tutto era difficile e veramente amaro, gli emigranti erano veramente emarginati, dove soprattutto era difficile comunicare, lui trova il modo di esprimersi con la musica. E questa musica è come una compagna di viaggio che lo porta in alto, verso il successo, col suo talento, con la sua caparbietà. Lui diventa non solo musicista, vendono tanti dischi, 230 dischi in 7 anni, ma diventa anche imprenditore di se stesso, fonda un'etichetta discografica. Se pensiamo che nel giro di 10 anni lui da emigrante diventa un grande musicista all'apice del successo, è stata veramente un'avventura straordinaria. E, però il successo era lì a portata di mano, lui lo afferra come un sogno, quel sogno l'aveva inseguito, come hai detto tu, la capacità di sognare e di realizzare i sogni. E infatti l'esigenza per cui ho scritto questo libro, il primo motivo che mi ha spinta a scrivere questo libro è questo messaggio che mi arrivava, il fatto che se tu credi in un sogno ce la puoi fare, se sei disposto a lottare per quel sogno. E questo messaggio di determinazione nel voler fare ciò che si è sognato mi arrivava fin da bambina, quando sentivo le storie. Ecco che poi sento l'esigenza di condividere questo messaggio con tutti, con gli altri. È una storia anche tragica, soli 39 anni lui muore e lascia 7 figli. E a questo punto c'è un altro personaggio di cui mi sono innamorata, è la nonna. Una donna che affronta le avversità, questa tragedia, e va avanti, continua a guidare la famiglia. Scusate. Con una forza, come hai detto tu, che solo le donne hanno, soprattutto le donne siciliane, mi permetto. Una forza non urlata, senza lamenti, a testa bassa,
a trovare sempre la via d'uscita, anche se l'anima è frammentata. E questo io le ho riconosciuto. Lei a un certo punto decide di tornare in Sicilia con i suoi figli, e a questo punto devo sottolineare una cosa, che come loro, anche quando erano oltreoceano, avevano sempre la Sicilia nel cuore, sempre. Quando potevano, lui era così ricco che si poteva permettere anche di venire a fare il viaggio che noi facciamo ora, stiamo parlando del 1918, 20, 22, siamo lì. E quindi veniva sempre in Sicilia, portavano la Sicilia sempre nel cuore. Allo stesso modo, io oggi nel ricevere questo riconoscimento nel comune di Mazara, porto la mia Mazara e la mia Sicilia nel cuore, Mazara da cui mai mi allontanerei per nessuna cosa al mondo, e oggi nel ricevere in questo comune questo riconoscimento, il mio cuore trabocca di gioia. Mentre il sindaco sigla anche la pergamena e poi va anche a mettere la data odierna, così lo rendiamo anche come documento ufficiale, che poi sarà ovviamente messo agli atti dell'amministrazione, quindi non è solo un riconoscimento simbolico, ma è anche un riconoscimento formale. Vi pregherei di mettervi a favore di camera con la pergamena girata, in maniera tale da così fare la foto di rito. E allora, a conclusione, nell'esprimere apprezzamento al sindaco e all'amministrazione per avere voluto questo riconoscimento e nel fare i complimenti nuovamente e l'apprezzamento a Rosanna Catalano, mi sia consentito un pensiero. Qui vedo la famiglia Catalano, la famiglia Bonafede, l'amico Alfonso, ma un pensiero particolare al grande Riccardo che è qui con noi. Grazie a tutti, grazie, buona giornata.